Jukebox. Traguardo importante per la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano, che quest'anno ha spento 60 candeline. Il ruolo ricoperto dalla fiera non è stato mai in discussione, nonostante siano stati forti le trasformazioni e i cambiamenti che hanno inciso sul mondo dell'agricoltura, amplificati negli ultimi due anni dalla pandemia Covid-19. Dopo l'edizione della ripartenza nel settembre 2021, quest'anno la fiera è tornata a svolgersi nel suo periodo naturale, ovvero nel mese di maggio. Il desiderio di ricominciare lo si è percepito anche dalla presenza degli espositori, ben 250, che hanno scelto di festeggiare la rassegna fieristica più longeva e importante del centro-sud Italia. Nei tre giorni dal 20 al 22 maggio però non solo mezzi, sistemi e attrezzature per la coltivazione dei terreni, ma anche convegni e incontri riguardanti la sicurezza, comportamenti da seguire e accorgimenti da non dimenticare. Abbiamo circa 250 espositori, un numero impressionante di biglietti online che siamo già riusciti a vendere, nonostante che è la prima esperienza importante in questo senso. Cerchiamo di mantenere al massimo anche i sistemi di sicurezza con tutte le dovute garanzie. 60° anniversario non poteva che essere migliore di questo, anche con il sole che bacia in un modo o un altro la Fiera di Lanciano. I nostri espositori sono stati importanti, hanno presentato qua gli ultimi modelli, le nuove tecnologie, i nuovi trattati in agricoltura, e quindi sono stati importanti, nel senso che sono stati il nervo centrale di questa manifestazione. Beh, la forza della fiera sono loro. Non è banale dirlo, ma senza di loro naturalmente non si farebbe la fiera. E se per 60 anni hanno creduto in questa rassegna è perché probabilmente l'agricoltura è cresciuta anche con la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Un confronto tra espositori, il pubblico che va in cerca delle novità, un grande intuito di 60 anni fa di amministratori illuminati che hanno scommesso sopra quella che è ancora una realtà importante per l'Abruzzo, che è l'agricoltura. Un'agricoltura totalmente diversa, basta fare un giro per capire che agricoltura è. Adesso i trattori sono con l'aria condizionata, hanno le sicurezze per fortuna che ci sono per chi deve operare nel mondo agricolo. E adesso sì, usciamo da due anni di pandemia, però è necessario tornare a investire sopra l'agricoltura abruzzese. La guerra ci sta dimostrando che noi siamo carenti di materie prime, il grande problema che si sta creando con il grano, con l'olio di semi, insomma, forse dobbiamo anche un po' rivedere le scelte agricole fatte in Italia, ma al di là adesso del problema italiano dobbiamo far sì che questa rassegna continui non tanto a crescere, perché chiaramente gli spazi sono questi, quindi non è che possa andare oltre, ma che questa rassegna torni prepotentemente ad essere il punto di riferimento dell'agricoltura, specialmente nel centro-sud Italia, ma oserei dire anche di tutta l'Italia, perché di quelle specialistiche, oggi le campionarie non esistono più, di quelle specialistiche ne sono rimaste poche, e l'agricoltura, questa in particolare, fatta professionalmente, organizzata professionalmente, sicuramente questo è un punto di riferimento.
un'edizione speciale per il presidente Ferrante. Infatti quest'anno si chiude il suo mandato decennale alla guida del polo fieristico frentano. 10 anni impegnativi, ma anche pieni di soddisfazioni. 10 anni sono stati impegnativi, anche di sacrifici, ma anche di grossissime soddisfazioni, di felicitazioni importanti. Questo perché ho avuto un gruppo di persone, di collaboratori, di dipendenti, di dirigenti e anche di soci che hanno dato il loro contributo affinché le cose andassero avanti. Abbiamo organizzato più di 60 manifestazioni fieristiche di tutti i tipi, siamo stati vicini al territorio nei momenti difficili tipo col Covid e via dicendo, siamo rimasti sempre attaccati e lavorato sul pezzo. E su questo devo sempre un po' ringraziare la collaborazione di tutti. Nei prossimi anni io non ho mai parlato, è un mio orgoglio non aver mai parlato dei predecessori e delle cose che non funzionavano, e non ne parlerò neanche adesso perché mi piace parlare del futuro. Il futuro seguirà un certo solco già da iniziato e tracciato e dopo naturalmente ci saranno i nuovi amministratori che cercheranno di svolgere al meglio le proprie funzioni. Il primo cittadino di Lanciano per ora non fa il nome del successore. L'unica cosa certa è che sarà una figura vicina all'attuale giunta comunale di centrodestra. Paolini, che ha ricoperto anche egli il ruolo di presidente del Lanciano Fiera, nel fare i complimenti a Franco Ferrante, immagina un ente fiera proiettato verso le esigenze del futuro. Sì, è stato già scelto dal sottoscritto per rispetto al presidente che ha lavorato alacremente per realizzare con mille difficoltà questa rassegna, perché vedete qua anche di personale a disposizione. Quando io feci il presidente eravamo 7-8 persone che lavoravano sull'organizzazione della fiera, adesso praticamente una persona, compreso il presidente, non è pensabile che si possa andare avanti così. È stato fatto un grande lavoro, ma non è una questione politica o partitica. È un normale turnover. Anch'io quando mi dimisi nel 2001 venne sostituito da altro presidente, ma questo vale per l'amministratore. Il sindaco passa, la città resta, la filicoltura resta, i presidenti passano, è normale, un normale turnover del quale non bisogna meravigliarsi. Tutti i precedenti presidenti hanno fatto un ottimo lavoro, compreso Franco, che tra l'altro non staremmo qui a festeggiare i 60 anni se i precedenti presidenti non avessero fatto un grande lavoro, per cui io ringrazio tutti e ringrazio naturalmente anche il presidente, auspicando che la prossima presidenza, il prossimo consiglio sappia fare anche meglio, perché è una scommessa, anche meglio di quanto fatto negli ultimi 60 anni. Una fiera che riparte, come abbiamo detto, dopo 2 anni di pandemia, ma ancora in un contesto di crisi generale per le materie prime, caro carburante e dell'energia, legate soprattutto al conflitto ucraino. Una fiera rivolta al futuro ed un Abruzzo che ha come obiettivo principale per i propri prodotti quello dell'internazionalizzazione, come sottolinea l'assessore con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente. È una fiera che però guarda al futuro, guarda alla possibilità di mettere a disposizione quella che è la nuova tecnologia per l'agricoltura, con un'agricoltura di precisione, un'agricoltura innovativa, un'agricoltura green, e quindi importante perché è un'evoluzione che deve fare il nostro sistema agricolo abruzzese, importante, un sistema agricolo che nonostante la crisi, nonostante difficoltà, va avanti tra mille difficoltà, ma è un settore che sta crescendo, un settore primario che sta crescendo continuamente e che ha dei settori che sono trainanti della nostra economia. Sì, noi stiamo facendo un cambiamento radicale di impostazione. Noi crediamo che l'internazionalizzazione sia un elemento fondamentale per la nostra regione. Noi abbiamo dei prodotti che hanno un valore qualitativo enorme.
però hanno un valore economico, diciamo così, costo che è sotto la media nazionale, e noi dobbiamo essere in grado di promuoverli sui mercati, soprattutto internazionali, perché lì si può trovare il giusto prezzo, che poi è quello che potrebbe rendere reale quello che è il valore, quindi la possibilità di essere economica e quindi di reggere le aziende, di poter dare lavoro e di guardare al futuro con importanza, e l'internazionalizzazione diventa importante. Noi lo stiamo facendo con Arap su dei progetti specifici come bracciottatore, ma stiamo facendo una grande collaborazione con le camere di commercio, cioè noi stiamo cercando di costruire, ed è questa la novità perché non si è mai fatto, un sistema che punti sull'internazionalizzazione come obiettivo principale. Chiudiamo, cosa si sente di dire ai tanti espositori che sono oggi qui, ma anche a chi non c'è, a chi ogni giorno lavora con fatica sui campi? Beh, innanzitutto un ringraziamento mio personale a nome della Regione Abruzzo, perché soprattutto in questo momento difficile, nel momento di Covid, un settore non si è mai fermato, oggi con la crisi, con i costi che dicevamo prima, è complicato tenere sull'azienda, soprattutto a chi ha tipologia d'aziende, quindi innanzitutto un ringraziamento vero. Poi io credo che il valore dei nostri prodotti sia la forza su cui ripartire, sapendo che gli agricoltori in generale, ma quelli abruzzesi, sono ancora più tenaci, resilienti e soprattutto di lungimiranza, io credo che ci sarà e può esserci una prospettiva molto importante per questo settore di crescita e di riferimento a livello nazionale. Siamo una regione che sotto questo aspetto è poco conosciuta e noi stiamo lavorando su questo. Box.